Le biblioteche e i libri sono belli da vedere e per scoprirli nasce il Bibliotour Piemonte, un'iniziativa che intende promuovere turisticamente beni culturali che sono noti soprattutto per i loro contenuti e non per l'attrattiva estetica o la loro storia. Il nome Bibliotour si ispira alla pratica del biblioturismo, ancora poco diffusa in Italia, ma ormai in voga all'estero, che consiste nel visitare uno o più biblioteche come forma di turismo culturale. L'esperienza inizia dall'itinerario tra quattro significative biblioteche torinese, tutte visitabili a piedi nel cuore della città. I bibliotecari presenteranno il palazzo che accoglie la biblioteca, ne illustreranno le sale, racconteranno la provenienza dei fondi bibliografici conservati, focalizzando l'attenzione sui singoli esemplari significativi. Illustreranno i legami con l'istituzione che li ha collezionati. Le raccolte bibliografiche sono lo specchio del tempo in cui sono state pubblicate o collezionate, oltre a essere fonte di informazioni. Gli itinerari del 18 e del 25 novembre coinvolgono la Biblioteca dell'Accademia delle Scienze, quella di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso a Palazzo Cisterna, la Biblioteca Reale e la Biblioteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti. Quest'ultima è in ristrutturazione. La presentazione si svolgerà quindi nella Pinacoteca, dove alcuni pregevoli volumi saranno accostati a opere artistiche in esposizione. Si apre al pubblico perché la biblioteca viveva in una condizione di cono d'ombra nei confronti della città di Torino, della regione, e nello stesso tempo invece era conosciutissima, è tuttora conosciutissima, nelle università, nei laboratori specialistici, ecco. E quindi superare questo aspetto senza contraddirlo è la sfida che tocca un po' tutte le biblioteche di tipo specialistico, ma tocca in particolare la nostra. Quindi al di là delle sue specializzazioni, al di là dei suoi fondi copiosi, ricchi, importanti per la storia piemontese, c'è tutta una dimensione visiva, una dimensione di interessi che può essere esplicata soltanto con un bibliotour, ecco, con un giro che permetta di entrare anche all'interno e fisicamente alle raccolte. È una biblioteca che potrebbe avere grandi capacità museali, ma che ha un personale ridotto e quindi questo non ce lo consente, quindi occasioni come il Bibliotour possono in effetti per noi essere un buon punto di partenza. Una biblioteca antica, bellissima da vedersi, ancora più bella per gli studiosi, perché comunque sono veramente dei tesori di scienza e tecnologia quelli che si conservano tra le nostre mura.